Quanto mondo c'è in Abruzzo? Ma noi siamo fatti anche di mondo, poiché un quarto del nostro PIL deriva dal mondo e dalla dimensione internazionale, circa 6,5 miliardi di euro. Dobbiamo fare sempre di più, sia assumendo le buone pratiche che ci sono nel mondo, per esempio nelle autorizzazioni alle imprese, ma dobbiamo assumere dal mondo anche una spinta a potenziare la capacità formativa, scolastica e universitaria a favore delle giovani generazioni, e dobbiamo reimparare a determinare più produttività rispetto, per esempio, ad ogni ora di lavoro. E poi ancora dobbiamo rivedere la capacità di funzionamento delle nostre istituzioni e dobbiamo porre il tema della sanezza dei prodotti finanziari, bancari a favore del mercato. Su questo oggi Dominique Salvatore è stato implacabilmente formativo e anche educativo. Lei nel suo discorso di insediamento qualche giorno fa in Consiglio regionale di questo governo regionale ha parlato di favorire, di aiutare chi vuole creare ricchezza, quindi di entrare in contatto con il mondo delle imprese. Ecco, di concreto cosa pensa che farà la Regione nei prossimi 5 anni per le imprese? Io spero entro i primi 100 giorni di dotarci di una procedura di particolare accelerazione straordinaria a favore delle imprese che producono investimenti, ricchezza e il lavoro, in maniera tale che ogni progetto di vita e di nuova vita delle imprese venga incoraggiato e autorizzato con una velocità irripetibile. Dobbiamo essere più veloci e bravi della Turchia e della Baviera nel dire di sì alle imprese. Su questo è cominciato un cammino impegnativo di ripensamento dentro la struttura regionale per arrivare a queste procedure straordinarie e accelerate.